Ciao raga, bentornati in questo nuovo video. Oggi è un nuovissimo video a tema unghiette, ma come sempre prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se ancora non l'avete fatto per ricevere una bella notifica ogni volta che esce un nuovo video. Vi ricordo che esce ogni martedì, ogni venerdì alle ore 14:30. Vi ricordo anche se va di seguirmi sugli altri miei social, Instagram e TikTok. Vi lascio i riferimenti qui e i link diretti giù nell'info box per vedere tutti gli altri contenuti. Bentornati, siamo tornati dopo una settimana di stop. Vi avevo detto che appunto sono stata via, quindi non sono usciti video settimana scorsa, però in realtà io questo lo sto registrando prima di partire e infatti fa molto ridere che tipo vedrete il video delle mie unghie per il mare quando io sarò tornata dal mare. Ma dettagli, perché almeno avevo questo video pronto per non lasciarvi senza video anche oggi, ovvero martedì, perché sarò appena tornata. Almeno già avevo già questo video pronto, so che poi i video nails vi piacciono sempre tanto, quindi ho deciso di filmarmi mentre mi facevo le unghiette. Sembra molto la sera come le facevo l'anno scorso prima di andare in Grecia, eravamo sempre qua e voglio fare una cosa simile come forma e lunghezza perché mi sono piaciute tantissimo. Erano belle lunghe, belle quadrate come piacciono a me. Infatti ho aspettato proprio oggi, ovvero il giorno prima della partenza, per farmele in modo da non rovinarmele al lavoro. Avevo già smontato settimana scorsa quelle che avevo, e così era una cosa in meno da fare oggi, tanto appunto avrei dovuto rifare l'allungamento più lungo perché le avevo corte. E ora me le sono fatto la manicure e me le sono opacizzata. Ho qua il tutto e ho scelto il colorino, ma non vi spoilerò ne ancora. Non è molto da me, io non sono molto da fluo. Prediligo i colori nude, mi piacciono molto anche d'estate perché comunque con la mano abbronzata stanno bene. Però quando vado al mare cerco di metterli fluo perché se non li metto quella settimana lì non li metto proprio mai. Tanto le unghie nude ce l'ho tutto l'anno. E quindi niente, vi ricordate il mio problema dei sollevamenti? L'ho risolto. L'ho risolto con Extrema Base di Passione Unghie. Io non mettevo mai la base perché utilizzando l'acrid la base non è obbligatoria, diciamo. Però ho provato lei e mi aiuta un sacco con i sollevamenti. Quindi la andremo a mettere anche oggi assolutamente perché appunto anche col caldo, il mare, l'acqua, tutto quello che volete è meglio. Come preparatori invece sto utilizzando su di me ancora quelli di Divina Nails, ma vi dirò che non mi fanno impazzire. Infatti sulle clienti ancora sto utilizzando quelli di Passione Unghie, però su di me ormai sono aperti, quindi li utilizziamo. Preparato le cartine, intanto che evaporano i preparatori. Pad per scaricare, la solita soluzione dell'acrigel, che andiamo a mettere nel bicchierino un pochino, e l'acrigel e i vari pennelli. Allora, e la pinza. Poi messo nel prep, adesso andiamo di primer, facciamo evaporare. Faccio prima la mano più comoda e poi la mano più scomoda. E binder. Ok, lasciamo evaporare anche il binder a questo punto. Allora, per stendere la base ho preso questo pennellino da Shein. Vediamo se riesco a farvi vedere bene almeno il passaggio della base. E è densa, sembra tipo un gel che voi andate ad applicare appunto dopo i preparatori. Ne metto una punta al centro dell'unghia. Vedete com'è densa? Faccio pure tutte le 5 unghie insieme. E poi, questa è la consistenza della base. E poi col pennello la vado a lavorare, a massaggiarla così che penetra bene nell'unghia. Sto notando che questa aiuta veramente un sacco con i sollevamenti. Prima di mettere in lampada, controllo che non sia colata, ma non cola facilmente. E vado in lampada 30 secondi, ci mette solo 30 secondi ad asciugare. Adesso vado a preparare il mio gel, ho preso il solito Milky Pink, anche perché in una credo di voler farla French, però non lo so ancora benissimo. Pennellino a spatola e pennellino per stendere l'acrigel, che poi lo andrò a buttare perché ho messo quello nuovo in negozio. Ok, base messa, vedete, si presenta lucida e ovviamente appiccicosa perché ha la dispersione. Vado a prendere le mie solite cartine salone, come sempre, e parto dal mignolino. Come dicevo, le farò quadrate. Quindi vado a fare prima la parte di allungamento e poi la bombatura. Vorrei arrivare, credo, al 5. Non mi ricordo se andare in Grecia l'ho fatta al 4 o al 5. Proviamo al 5, ragazzi. Puccio il mio pennello nella solution e andiamo. Andiamo, andiamo.
Andiamo a lavorar. Ok, fatto il pezzo di allungamento, praticamente in fondo è trasparente, avevo messo poco gel forse, quando poi dobbiamo fare un'altra passata, metto in lampada 30 secondi e poi pinzo. Tra l'altro ho ordinato le pinze da Shein, quelle che si possono mettere su tutte le unghie, così non devi starli a pinzare e mettere, ma metti direttamente la pinza e lo metti in lampada, dovrebbe essere più comodo. Ok, passati 30 secondi, vado a pinzare bene tutta la mia lunghezza e rimetto in lampada e solito ora continuo così per tutte e cinque le unghie. Ok, raga, ho fatto l'allungamento, mi sa che non le avevo mai fatte così lunghe. Mi sa che quando sono andata in Grecia erano al 4. Sono belle extra, ho fatto il pezzo di allungamento, come vi dicevo, le ho belle pinzate e tutto. Adesso dobbiamo fare la copertura, però vabbè, il procedimento è sempre quello. Prendo un bel po', vado a fare il pollice insieme a voi, un bel po' di prodotto vista la lunghezza. Ta-dan! E vado a ricoprire e a fare la bombatura. Spero di riuscire a usare. È una vita che non ho le unghie lunghe, cioè proprio lunghe, lunghe da Halloween. Le avevo accorciate ad Halloween, che ho fatto il baby boomer corto. Poi a Natale l'avevo fatte medie, l'avevo fatte tipo al 3 della cartina e poi sempre tipo all'1, 2, quella lunghezza lì. Però così lunghe, a parte che vabbè, così vi ho detto non l'ho mai fatte, proprio così lunghe, lunghe. Ma in generale lunghe come le portavo di solito, era un bel po' di mesi che non le avevo. Quindi dovrò rifarci un po' l'abitudine. Madonna, poi va stralimata. Fa paura. Devo aggiungerci un altro po' di prodotto, visto che passerò più tempo a limare. Decor sarà abbastanza easy, perché già il colore è bello extra. Comunque ho fatto un'aggiunta in fondo di prodotto, tanto poi si lima tutto e via. Ta-dan, mio super pollicione. Di solito le quattro le faccio insieme, mi sa che stavolta le farò una alla volta perché sono troppo extra. Comunque faccio tutto e ci vediamo per la limatura. Eccomi raga, bene sì, devo dire che mi sa che non ho mai fatto una lunghezza del genere, anche a scrivere un po' il telefono, non so se devo un po' riabituarmi, appunto come vi dicevo è vari mesi che non ho le unghie lunghe, o se davvero sono proprio extra, sono lunghissime. Ho fatto anche l'altra mano perché sto dicendo sì, faccio la copertura, sembra un serial killer. Cioè mamma con una maschera a viso a forma di pan di zenzero, vabbè. Comunque. Io sto dicendo sì, faccio la copertura e poi faccio vedere che limo. No, hai due mani, Nicole, quindi ho fatto anche l'altra mano. Comunque, se non continuo a muovermi, questo è. Che fastidio averle tutte le mani sporche di gel. Me ne pulisco un po' col clean. A questo punto, lima alla mano e si accettano scommesse su quanto tempo dovrò star qui a limarle. Più sono extra long, più c'è da limare ovviamente. Anche se l'acrygel, come vi dico sempre, quando cioè, imparate ad usarlo bene, comunque c'è poco poi da limare, soprattutto nei ritocchi più che nell'allungamento. Però un po' ci sarà. Quindi via, limare tutto, ovviamente sia la superficie per opacizzare e per togliere eventuali gobbe, sia la forma e sistemo anche la parte finale che risulti bella quadrata. Ma vi immaginate se me le rompo al mare, cioè se mi rompo un'unghia al mare, che ridere, che devo farmi la vacanza con le unghie rotte? Non pensiamoci! Eccomi raga, passati circa mezz'ora, 45 minuti, abbiamo limato tutte le nostre unghie. Piacciono un sacco. Comunque, ora vi stupirò col colore, perché tipo io così nude le amo, però appunto come vi dicevo con l'abbronzatura volevo un po' cambiare. Quindi ho scelto Anne di Passione Unghie, che già falsa un sacco il tappo, quindi credo falserà un sacco anche il colore. Però è un mix, sì, non rende videocamera. È un lime fluo, un verde fluo più scuro,
spento però rispetto al verde fluo. Quindi ho deciso di andare con lui. Sobrie queste unghie, devo dire. Molto, molto sobrie. Comunque lo vado a stendere su tutte le nails, tranne sull'indice, perché lì, come vi dicevo, volevo fare una sorta di French. Ok, stesa la prima passata, vado a mettere... Si illumina! Muoio, raga, cioè io proprio dimenticandomi di star facendo un video sono andata avanti senza fare il video. Beh, in realtà non ho fatto moltissimo, nel senso ho fatto la seconda passata alle quattro unghie e ho fatto la French all'indice. Ora metto un po' di nero, dei paint che sono i colori apposta per fare i decori, col pennello super fine, che è quello che ho usato anche per fare la French. Vado a fare prima lo zebrato sull'anulare. Penso di non averle mai fatte le mie unghie zebrate. Tra l'altro muoio che andare in Grecia, le avevo fatte maculate e qui me le faccio zebrate. Vado semplicemente a fare delle linee a casaccio. Anzi, più sono tremolanti, più saranno realistiche. Erse di vario tipo che si dividono. Ok, dopo aver fatto un po' di zebratin, vado in lampada e lo andremo a fare anche sulla French. E vado direttamente a farlo anche di qui. Da-dan. E a questo punto vado semplicemente a sigillare il tutto col mio Aqua Gloss, anche qui sono tornato a lui. Non so, i prodotti Divina Nails non mi hanno fatto impazzire, quindi... alla fine sono tornata ancora alle origini, appunto aggiungendo la extrema base, e devo dire che mi trovo sempre bene anche con l'acqua gloss. Da-da! Che strano vederle con quel colore e in macchinetta. Comunque vado a sigillare tutto come sempre, prima le quattro e poi il pollice da solo, e poi vi faccio vedere finito. Ok raga, dopo 3 ore, che per voi saranno stati circa 20 minuti, eccoci con le unghiette finite. Ma io le amo. Non sono per niente sobrie, ma per niente proprio, dalla lunghezza alla forma super square, al decoro zebrato, al colore. Però se non le faccio ora, vado al mare quando le faccio, e farà risaltare un sacco la bronzatura, ci sta col mood un po' estivo. Sicuramente non è il mio genere, cioè come lunghezza e forma mi piacciono un sacco, ma come colore, il decoro mi piace perché amo l'animalier. Però ecco, i fluo non sono propriamente i miei. Avrei fatto una cosa del genere su nude, top, adoro. Però direi che sono super super nel mood. E comunque le prossime saranno più sobrie. Chi mi segue su Instagram sa che ho qualcosa da fare, che non posso nominare l'innominabile evento. Quindi le prossime saranno sicuramente più sobrie. Per questa volta saranno così. Comunque, con questo è tutto, spero questo video vi sia piaciuto. Ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se ancora non l'avete fatto. Comunque questo colore sta da Dio anche con l'azzurro, ora andrò a fare qualche fotina. Vi ricordo anche se vi va di seguirmi sugli altri miei social, Instagram e TikTok. Vi lascio i riferimenti qui e i link diretti giù nell'info box. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!